Ossigeno puro per Mauro Chianese, che festeggia al meglio i 50 anni compiuti in settimana. Il Chieti torna al successo contro la vice capolista Vigor Senigallia. Decide un gol di Michele Spinelli nel corso del secondo tempo, punti fondamentali per la salvezza allo stadio Angelini, dove parte dalla panchina il nuovo arrivo Kristaps Liepa, centrocampista lettone, in attacco Riosa in coppia con Cesario. La prima occasione è del Chieti, con il capitano Spinelli sistemato in difesa con Salto e Di Renzo, quest'ultimo in campo con la mascherina per proteggere il naso. La Vigor Senigallia seconda in classifica, sorpresa del campionato, diversi gli assenti, tra questi Maggi Galluzzi, che aveva segnato nella partita di andata vinta 2-1 dal Chieti. Soffre sui calci da fermo la squadra neroverde, prova ad approfittarne quella di Clementi. Marini con il destro, c'è appostato Denis Pesaresi, nessuna deviazione da parte dei calciatori neroverdi, non c'è corner come richiesto dai giocatori marchigiani, pericolo scampato. Buono lo spunto dalla parte opposta ad opera di Giacomo Rossi, non nella conclusione, ad ogni modo altra prestazione ben oltre la sufficienza per il gioiello del Chieti. Il più intraprendente della Vigor Senigallia è senza dubbio Vrioni, mentre Cheriota appare meno incisivo rispetto alle ultime uscite. Fase favorevole al Chieti nella seconda parte del primo tempo, con le immagini di Galvano Coppa, manca solo il gol alla squadra di Chianese, che chiude sullo 0-0 all'intervallo con gli applausi dell'Angelini. C'è spazio per la solita staffetta, fuori Cesario all'intervallo, in campo Mancini, partita che non si sblocca nel secondo tempo. Buono lo spunto, la penetrazione di Matteo Baldini, tiro però piuttosto debole, non ci sono problemi per Francesco Serra, quindi eccolo l'ingresso in campo di Kristaps Liepa, esordio per lui con i nuovi compagni, prende il posto di un altro centrocampista, Michele Di Prisco. Qui la soluzione dalla distanza di Giacomo Rossi, decisivo l'intervento di Edoardo Roberto, che alza il pallone sopra la traversa e concede un corner al Chieti, che costerà davvero caro alla Vigor Senigallia, perché condurrà al vantaggio nero-verde. Palla due volte sui piedi del nuovo entrato Kristaps Liepa, prima con il sinistro poi con il destro, il muro senigalliese non può nulla però su Michele Spinelli, che realizza il suo secondo gol in campionato, due reti entrambe con la Vigor Senigallia. Il capitano ancora lui, dopo il gol che aveva sbloccato la partita di andata al Bianchelli. Chieti in vantaggio grazie a Spinelli, autore oltre alla marcatura di una prova perfetta in difesa. A questo punto tutti si attendono una risposta della Vigor Senigallia, che però non ci sarà. Il Chieti porta a casa la vittoria allo stadio Angelini. Il risultato finale: Chieti 1, Vigor Senigallia 0.